Quanto ha influito la scorsa stagione nella quale avresti dovuto avere un ruolo da leader nella scelta di passare alla BMC? In realtà non molto, nel senso che anche se avessi fatto una stagione migliore probabilmente avrei deciso di cambiare lo stesso. Per me è un'occasione di crescita professionale, io cercavo comunque una squadra dove poter cambiare, nel senso che mi serviva aria nuova, gente nuova e questa mi sembrava una giusta opportunità. Sei sempre stato pronto a fare da gregario e a tirare per gli altri. Ti è mancato qualcuno disposto a lavorare per te l'anno scorso? Beh, l'anno scorso ho vissuto una stagione bellissima con Peter Sagan, che tanti lo paragonano a Merckx, e diciamo che non è lontano. La verità, insomma, è difficile avere qualcuno vicino quando c'è un corridore, un leader come lui che sa vincere, sa vincere in quel modo. Quindi probabilmente mi è anche mancato qualcuno vicino, ma non ho avuto meno opportunità degli altri. Magari le ho anche sfruttate meno, ma chissà, di rifarci. Che ruolo conti di ritagliarti ora alla BMC, dove ritrovi anche un grande amico come Quinziato? Beh, alla BNC non andrò lontano dal ruolo che ho sempre avuto, nel senso che affronterò comunque le gare dell'anno scorso e avrò comunque gente forte vicino. Sicuramente sono dell'idea che è meglio avere la gente forte nella tua squadra che contro, quindi secondo me ci saranno giuste occasioni. Hai intenzione anche quest'anno di fare le grandi classiche del Nord? Sì, anche quest'anno nel calendario avrò le classiche del Nord, considerando anche la classicissima di primavera, la Milano-Sanremo. E la BNC credo avrà la squadra migliore. Farai ancora il tour o sceglierai di puntare sul giro che non hai mai corso nella tua carriera? Ecco, questo si rivedrà nelle prossime settimane, nel senso che finora ho il programma fino ad aprile e di solito è molto difficile gareggiare il tour dopo una grande stagione alle classiche, i picchi di forma si hanno poche volte durante la stagione. Mi piacerebbe molto correre il giro ma anche correre il tour, perché quest'anno cade il centenario. Curi molto il social networking e il tuo sito è in italiano ovviamente, in inglese obbligatoriamente ed anche in giapponese. Hai molti fan nel sollevante? Sì, molto prima dell'inglese ho fatto quello in giapponese e ho riscontrato molti fans. Non so perché, in realtà è un mio interesse che è nato prima dall'arte, un po' da anche un mondo che è totalmente diverso dal nostro. Cosa porti della tua Valsugana in giro per il mondo? Ho deciso di restare a vivere qui perché comunque non posso rinunciare a certe cose. Prima di tutto alla cucina, inteso proprio come cibo da mangiare, ma anche come qualità, sì, ma anche come il bere. Mi piace molto il vino, non mi piace berne tanto, ma mi piace berne quello buono. E non posso rinunciare ai laghi, sia la Valsugana, ma anche altre zone del Trentino racchiudono dei parchi meravigliosi che è impossibile rinunciare.